Okay. Rivediamo, ma in un modo nuovo, la divisione da polinomi, in particolare quelle con cui si usano figli. Prima la facciamo col metodo vecchio, poi vi propongo un modo nuovo. Per esempio, x alla terza meno 2x alla seconda più x più 1 diviso x meno 2. Ok? Qui il divisore del primo grado si può utilizzare a fini. Per farlo elenco i coefficienti del polinomio dividendo 1 meno 2 più 1 e ancora più 1. Divido per x meno 2, quindi in questo angolo metto C2. Prendo l'1, lo abbasso, moltiplico 2 per 1 che fa 2. Lo incolono sotto il secondo numero, sommo, ottengo 0, moltiplico 2 per 0, 0, sommo 1, moltiplico 2, sommo 3. Quindi il polinomio quoziente, cioè il risultato della divisione, è, lo scrivo qua sotto, di grado 3 coefficienti, quindi grado 2, grado 0, grado 1, grado 2. Questo è il coefficiente di x alla seconda, 1 per x alla seconda, scrivo solo x alla seconda, più 0x più 1, cioè x alla seconda più 1. E il resto è 3. Tutto chiaro? Se non ci credete, fate il prodotto, moltiplicate x alla seconda più 1 per x meno 2, aggiungete 3 e ottenete questo. Ok? E fin qui dice, questo l'abbiamo già visto. Vi propongo di nuovo questo. Usando la chiavetta sono riuscito a collegarlo e a, riusciamo a navigare. E il sito che andiamo a visitare si chiama WIRIS. Per esempio, c'è una routine in Java che va eseguita. Questo è un sistema, si chiama A, di calcolo simbolico gratuito, dall'Indire, che è un ente di informazioni, ok, può essere usato da chiunque. Noi andiamo sulla lavagna. In algebra e troviamo il gioco che giochiamo oggi, il gioco si chiama Ruffini. Questo vi serve per esercitarvi a utilizzare la regola di Ruffini. Qui propone un esempio, noi cambiamo, dove qui il primo coefficiente era, aiutatemi a ricordare, mi sembra 1, il secondo meno 2, il terzo uno. Ancora 1 e poi l'ultimo era anche 1, ok? E avevamo diviso per 2. Abbiamo la lista dei nostri coefficienti e dividiamo, no, non meno 2 per 2, e se spunto il passo passo fa un'operazione alla volta. Cominciamo con la prima, abbassa l'1, secondo passo moltiplica 2 per 1 2, metto il coefficiente sotto il meno 2 e somma, tengo 0. Terzo passo, 2 per 0 fa 0, lo incolono sotto la colonna successiva, somma, ottengo 1.
Ultimo passo, 2 per 1, 2, 1 più 2, 3. Il resto, coefficiente del quoziente. Il polinomio dividendo è 1 per x alla terza, meno 2 per x alla seconda, più 1 per x più 1, e dà come scomposizione x meno 2, che è il divisore. Per il quoziente, 1 per x alla seconda, 0 per x, 1 per x alla 0, quindi 1, e il resto di 3. Se non vi piace questo, potete farne uno nuovo. Cliccando su nuovo, lui produce un'altra serie di coefficienti. Qui abbiamo x alla terza meno 3x alla seconda più 3x meno 1 diviso per x meno 1. E di nuovo possiamo ripetere il giochetto. Abbasso l'1, moltiplico, sommo meno 2, 1 per meno 2 meno 2, sommo, fa più 1, ultimo passaggio, 1 meno 1, 0. Questo polinomio, x alla terza meno 3x alla seconda più 3x meno 1, è divisibile per x meno 1, il resto è 0. E il quoziente è x alla seconda meno 2x più 1. Adesso ho bisogno di un polinomio di secondo grado. Beh, è sufficiente inserire 0 come primo coefficiente. In questo caso non c'è il termine x alla terza, x alla seconda più x più 1 diviso, in questo caso x meno 2, che parte comunque del primo, poca importanza. 2 per 1, 2, metto la seconda colonna, 1 più 2, 3, 3 per 2, 6, resto 7. Il quoziente è x più 3 con il resto di 7. X alla seconda è coefficiente 0, prendiamo il giusto. Ok? E questo vi dà la possibilità di provarlo diverse volte. Poi il secondo, un'altra versione, che si può dire, propone già dei coefficienti che non possiamo cambiare e vi chiede di riempire gli spazi adeguati. Per esempio, qui il primo dividendo è questo, ci sono numeri un pochettino elevati, ma non è un problema. Qui sotto mettiamo 1, abbasso il primo numero, meno 4 per 1, quindi qui metto meno 4, meno 7 meno 4, meno 11, meno 11 per meno 4 più 44, 44 meno 38, 6 meno 4 meno 24, 216. Ok? Dopodiché erano tutti corretti, con tutte le asse tutte in verde, vuol dire che vanno bene. Se avessi sbagliato, facciamo questo, avrebbe, ah, ma che ha cambiato un po', no, ha cambiato automaticamente, lo risbagliare di nuovo, no, la soluzione mi mostra la soluzione corretta, ma stiamo
se sbaglio c'è il correttore che mi dice corregge in rosso la casella che ho sbagliato. Adesso ok, quoziente e il resto. L'esercizio va a puntare sul nuovo, dovrebbe un po' dormire qua su. Avete modo di vedere come procedere, perché io devo fare passo alla volta e di controllare la funzione. Ok? Poi c'è anche quell'altro, ma per adesso questo lo useremo più avanti e questo è l'analogo ai precedenti. Non c'è password, non c'è, è gratuito, c'è una versione scaricata per utilizzarla online, ma quella è a pagamento. Online invece è gratuito. Ok? Proviamo un altro. Supponiamo di avere questo polinomio, l'esercizio, ditemi se l'abbiamo già fatto, 3 x alla terza meno 2x alla seconda meno 7x più 2. E vogliamo scomporre i fattori. Perché se scomponi questo polinomio si può. L'ultimo numero è più 2, non so se si vede. Per utilizzare la scomposizione, questo non è un voto notevole, non si può raccogliere né totalmente né parzialmente, quindi l'ultima spiaggia è il fine. Okay. Non è un termine gradivizio perché sono 4 termini. Chiaro? Devo trovare quindi, usando il tema del resto, un valore da dare alla x in modo tale che il polinomio mi dia 0. Se questo è il mio polinomio, se trovo un valore che chiamo a da mettere al posto della x in modo tale che questo sia 0, significa che il mio polinomio è scomponibile come un quoziente per x meno a, è divisibile per x meno a. Il problema è determinare a. Abbiamo visto l'altra volta che i valori di questo numerino vanno cercati tra i divisori di 3 e di 2. Questo in generale se il quoziente di x del più alto monomio è 1. Se ho 3 come coefficiente della potenza più alta della x, oltre ai divisori di 2, ho anche la possibilità di scegliere tra le frazioni che ottengo considerando il divisore di 2 diviso il divisore di questo coefficiente, se il divisore di 2 non funzionasse. Proviamo con quelli per adesso. Fatemi cambiare pagina. Allora, i divisori di 2 sono 1 meno 1, 2 meno 2. Ok, proviamo con 1. Con 1 otteniamo 3 meno 2, 7 più 2. 2 meno 2 fa 0, 3 meno 7 meno 4. Non è 0, 1 non funziona. Proviamo con meno 1. Meno 3, meno 2,
più 7 più 2. Meno 3, meno 2. Meno 5. Fatemi vedere se, chiedo scusa, ho copiato male, perché era meno 2. Ho sbagliato a scrivere, chiedo scusa. Correggete per favore, l'ultimo è meno 2. Per x più 1. Per x meno meno 1, cioè x più 1. Ok, facciamo la divisione. Sono 3 meno 2 meno 7 meno 2 e sotto va meno 1, abbasso 3, 3 per meno 1 fa meno 3, sommo meno 1 per meno 5 5 più 5, meno 7 più 5 meno 2, meno 1 per meno 2 più 2, meno 2 più 2 0. Il resto è 0, ci conferma che il problema è divisibile. E il quoziente è di secondo grado, 3 per x alla seconda meno 5x meno 2, quindi il nostro polinomio di partenza posso scomporlo come 3x alla seconda meno 5x meno 2 per x più 1. Ok? Qui, perché il quoziente è di secondo grado, potrebbe essere scomponibile ancora. Devo controllare se posso scomporre anche il quoziente. Ripeto, ho 3x alla seconda meno 5x meno 2 che può essere scomponibile, e ricomincio, vado a riconsiderare i divisori di meno 2. Ok, 1 e meno 1 li abbiamo già provati, proviamo con 2 e meno 2. Questo era q, proviamo con 2.
16 e 2, qui è 3 per 4, meno 5 per 2, meno 2, 12, meno 10, meno 2, è 0. Il polinomio è divisibile per x meno 2. Facciamo la divisione. Riporto i coefficienti. 3 meno 5 meno 2. E qui abbiamo usato il 2. Qua su 3. 3 per 2. 6. 6. Meno 5 più 6. 1. Più 1. 2 per 1. 2. 2 meno 2. Quindi il polinomio iniziale, il quoziente di questo, chiamiamolo Q', è 3x più 1. E quindi 3x alla seconda meno 5x meno 2 è scomponibile in il quoziente 3x più 1 per il divisore che era x meno 2. Quindi morale della favola, il polinomio di partenza, siamo partiti da questo, 3x alla terza meno 2x meno 7x meno 2, l'abbiamo scomposto prima in 3x alla seconda meno 5x meno 2 per x più 1 con la prima divisione. Poi abbiamo scomposto anche questo in 3x più 1 per x meno 2. Adesso abbiamo finito, perché i fattori sono di primo grado, non sono più scomponibili. Posso cancellare, vado avanti? Guardate che se avete un polinomio di grado maggiore di 2, quando la scomponete la prima volta, il quoziente, se ci riuscite, il quoziente è 2, che può essere scomposto ancora, lo potete fermare. Dobbiamo andare a vedere se può scomporre anche quello. Vado a cercare il divisore di 6, 1 meno 1, 2 meno 2, 3 meno 3, 6 meno 6. Cominciamo con quello più facile. Se x è 1, quello che diventa 1 meno 2 meno 5 meno 6, più 6. E viene 6 più 1, 7, meno 5 meno 2 meno 7. Quindi questo è divisibile, quindi x è divisibile
per il minuto. Facciamo la divisione. Uno meno due meno cinque più sei. Passo uno. Uno per uno, uno. Sommo meno due più uno con meno uno. Moltiplico meno uno per meno uno con meno uno. Meno cinque meno uno meno sei. Meno sei per uno meno sei. Sommo. Qui adesso il quoziente mi dà x alla seconda meno x meno 6. Quindi il problema di partenza x alla terza meno 2x alla seconda meno 5x più 6 è componibile in x alla seconda meno x meno 6 per x meno 1. E cerco tra il divisore di meno 6. Qui che sono appunto 1 meno 1, 2 meno 2, 3 meno 3. Qui se osservi il 3 funziona, perché 3 alla seconda fa 9. 9 meno 3 meno 6 fa 0. Quindi comincio subito col 3. So che abbiamo visto che se x è uguale a 3, il nostro quoziente diventa 9 meno 3 meno 6 che è 0. Quindi x alla seconda meno x meno 6 è divisibile per x meno 3. Facciamo la divisione, riporto i coefficienti, 1 meno 1 meno 6, metto 3, abbasso l'1, 3 per 1, 3, meno 1 più 3 fa più 2, 3 per più 2 più 6, 6 meno 6, 0, il quoziente è x più 2. Quindi, ditemi se posso girare pagina. Il nostro problema di partenza che era x alla terza meno 2x alla seconda meno 5x più 6, abbiamo scomposto in x alla seconda meno x meno 6 per x meno 1 e il quoziente della prima divisione è ancora componibile in x più 2 per x meno 3 e poi avanzava l'x meno 1. Venire a fare qualche esercizio. Fermo qua.